Oggi abbiamo il seminario di Alberto Brodesco, il titolo lo leggete lì. Alberto è assistente alla ricerca in questo dipartimento, è dottore di ricerca in studi audiovisivi, cinema, musica e comunicazione dell'Università di Udine, me la so scritta bene, l'ho letta tutta, benissimo. E è uno studioso di temi legati, diciamo, alla la serialità televisiva, la spettacolarità, la visione del corpo anche violato, e tra le sue cose ci sono due pubblicazioni molto carine: Una voce del disastro, l'immagine dello scienziato nel cinema dell'emergenza, che è di Meltemi del 2008, un libro del 2008, e Sguardo, corpo e violenza, Sad e cinema, che è di Mimesis del 2014. Vi dico solo due parole sul seminario di oggi e poi mi levo. Il seminario di oggi, appunto, parla dello scienziato del genere biopic, come avete biopic, come si dice, o film biografico, no? Per dirla in italiano, parla dei film biografici, delle biografie ovviamente di scienziati. L'anno scorso, vi ricorderete, sono usciti quasi in contemporanea, a 15 giorni di distanza, due film su due biografie di scienziati, che erano Turing e Hawking. Di Hawking i ragazzi hanno, e le ragazze della mia classe hanno sentito anche già parlare, e quindi La teoria del tutto e Imitation Game, ed erano due film biografici appunto usciti quasi in contemporanea. La tradizione però dei film biografici è lunga, di film biografie di scienziati è lunga. Credo che Alberto, ma forse mi contraddirà, faccia riferimento anche a tutti i film biografici degli anni 30-40, perché c'è stato un boom in quel periodo. Nomino solo alcune biografie: quella di Bell, quella di Paul Ehrlich, che è un uomo contro la morte, che forse è meno noto per il nome, ma è noto per il fatto che ha trovato la cura alla sifilide. Pasteur, Louis Pasteur, e Marie Curie sono alcune delle biografie uscite tra la fine degli anni 30 e gli inizi degli anni 40, e quindi boh, forse ci racconterà di un parallelo. Sì, sì, sì. Ok. Alberto. Allora, ringrazio molto Barbara Saracino per questa introduzione. Effettivamente i temi di cui parlo sono questi, il percorso che faremo insieme è questo, e andrà dalla metà degli anni 30, dagli anni 40 fino al 2014 in particolare, quando escono i due film citati da Barbara. Allora, il genere biopic o biopic, se vogliamo italianizzare, è esattamente quello che descriveva lei, ovvero un film che racconta una vicenda biografica, una vicenda di una persona realmente esistita, un personaggio storico. Il titolo della relazione, Enough to Base a Movie On, non so se qualcuno ha colto il riferimento a una poesia di Jim Morrison musicata dai Doors dentro l'album American Prayer. A parte il riferimento, quello che mi interessava è cosa rende appunto una vita abbastanza interessante da meritare un film, da meritare un biopic. Cosa rende una vita biografabile? Vite vissute pericolosamente, vite avventurose, vite strane, vite strampalate, e soprattutto uno scienziato merita che si faccia un film biografico su di lui? Quale scienziato merita che si faccia un film biografico su di lui? Quindi già due domande: cos'è un film biografico, a cui cercheremo di rispondere, cosa rende una vita di uno scienziato biografabile? E la terza specificazione da fare subito è cosa intendiamo per scienziato, perché sono sempre categorie un po' sfumate, diciamo. Per come lo trattiamo noi e per come lo tratta in gran parte il cinema, gli scienziati sono gli scienziati duri, quindi fisici, chimici, medici, matematici, mentre esponenti delle scienze sociali o delle scienze umane raramente sono considerati scienziati al cinema. Sono gli scienziati hard, che sono definiti dal cinema come tali. Cosa vuol dire che sono definiti dal cinema come tali? Che sono considerati un personaggio riconoscibile, che
che si può identificare da un film all'altro come personaggio, quindi come scienziato. Pensate un po' al cowboy nei western, no? È una figura abbastanza lontana da quello che è un cowboy nella realtà. Anzi, non ci interessa nemmeno tanto sapere cos'è un cowboy nella realtà, perché ci interessa come viene rappresentato. Proviamo a fare questo stesso gioco con lo scienziato. Non cerchiamo tanto somiglianze con il lavoro vero degli scienziati nella realtà, con cosa sono gli scienziati veri che lavorano in laboratori, ma vediamo come viene descritto lo scienziato al cinema, con quali attributi. Quindi tendenzialmente autorevolezza, oggettività, serietà, affidabilità, ma anche il lato oscuro è il pericolo, incertezza, volontà di potenza nelle conseguenze del loro lavoro. Quindi generalmente lo scienziato, anche lo scienziato storico, un personaggio storico, viene raffigurato con questi attributi, non soltanto lo scienziato degli horror o della fantascienza. Come sapete, in questi due generi in particolare dominano gli scienziati pazzi, che hanno più il lato oscuro che quello chiaro, evidentemente. Quindi partiamo dal biopic in generale. Che genere è? Cosa racconta? È un genere interessante? Sono belli questi film? Vale la pena guardarli? Secondo me sì, ci sono molti film belli che sono film biografici. È un genere che nasce più o meno con la storia del cinema, con l'invenzione del cinematografo, quindi direttamente nel 1895 c'è un micro filmato di Edison, Thomas Edison, di cui poi vedremo alcune sequenze del film a lui dedicato, inventore, scienziato, imprenditore. Thomas Edison fa questo film su una esecuzione capitale, quella di Mary Stuart, regina di Scozia. Maria Stuart, si vede che viene decapitata. Pochi secondi, 15 secondi, può essere considerato un film biografico? Sì, perché racconta la fase finale, gli ultimi secondi di vita di una persona. Se vogliamo quindi collocare la nascita del cinema biografico, la collochiamo proprio all'inizio, all'inizio della storia del cinema. E questo è il primo di una lunga lista di film biografici che verranno fatti a inizio secolo, dedicati alla biografia di Gesù, alla biografia di Giovanna d'Arco, molto popolare, ad altre biografie che riempivano l'immaginario di quegli anni, fino a una data, diciamo, chiave, che è il 1927, quando ci sono alcune produzioni europee che fanno tutte contemporaneamente dei film biografici importanti. Uno è La passione di Giovanna d'Arco, ancora su Giovanna d'Arco, di Carl Theodor Dreyer, un regista danese molto importante, uno dei registi che vengono presi in giro da Fantozzi, ma questa è un'altra storia. Quindi La passione di Giovanna d'Arco, Napoleone di Abel Gance, stesso anno su Napoleone, Anna Bolena di Ernest Lubitsch, 1927, su A Casanova. Insomma, un po' di film biografici su figure che popolano l'immaginario, che sono ritenute interessanti dalla società degli anni 20, della fine degli anni 20. E a partire da qui, tra gli anni 30 e 60, si producono poi molte biografie, e poi vengono riproposte con una certa continuità. Tutti gli anni escono delle biografie, se pensate anche agli anni recenti, e soprattutto negli ultimi, diciamo, 15 anni ne escono proprio tante. Viene considerato un genere molto apprezzato dal pubblico, un genere di successo. Dicevamo che forse a pensarlo così a livello teorico può essere considerato un genere noioso, una storia di una vita, eccetera eccetera, ma secondo me ci sono molti film che sono belli, proprio delle belle realizzazioni cinematografiche. Ho fatto qui su IMDb un listone per dare un'idea della complessità e della bellezza del genere. Io non sono qui, su Bob Dylan, Questa terra è la mia terra, su Woody Allen e su Woody Guthrie, scusate, Mishima, sullo scrittore giapponese, un altro film su Mishima interessante, sull'ultimo giorno di Mishima, il giorno in cui commette seppuku. Pasolini, anche questa è una biografia di un ingegnere, di un figlio di Miyazaki molto interessante, l'amante di Mussolini, The Social Network su Zuckerberg, film del 2010 che appunto si colloca all'interno di questa nuova moda dei film biografici, Malcolm X. Insomma, ho messo insieme una quarantina di titoli di, secondo me, di film
molto interessanti, tutti biografici sul Che, su personaggi minori anche della storia come Bronson, Vangelo secondo Matteo, possiamo chiamarlo una biografia di Gesù, più o meno, sì, il Divo, Andreotti, eccetera, eccetera. Narcos, una serie TV su Pablo Escobar, è considerata, se li mettiamo in ordine di apprezzamento, facendo così, è considerato la cosa più bella che è stata prodotta in quest'ambito, con un rating di 8,9 su IMDb, che probabilmente non è più bello di Andrei Rubiov o di La passione di Giovanna d'Arco di Dreyer o di anche Amadeus, un bel film, Toro scatenato, un bel film. Di solito però con le serie TV si fa così, si va a votare su IMDb soltanto quando si vuole far salire il rating di un episodio o di una serie che ci è particolarmente piaciuta, quindi per questo le serie TV sono di solito sopravvalutate. Non so se fate così anche voi, andate a mettere 10 alla vostra serie preferita, e io lo faccio ogni tanto. E quindi questo dimostra che ci sono una serie di cose molto interessanti, film dei capolavori veri e propri che appartengono a questo genere. Molto spesso questi film fanno anche riferimento alle tematiche che interessano di più a noi, ovvero quelle con i temi scientifici o tecnologici, tecnoscientifici. Pensate anche semplicemente al film su Zuckerberg, Social Network, che ha a che fare con appunto un imprenditore, inventore, come lo vogliamo definire, Zuckerberg. E oppure, Elephant Man, per esempio, su un medico dell'età vittoriana che scopre questo freak, l'Elephant Man. Ci sono anche l'enigma di Kaspar Hauser, anche il ragazzo selvaggio di Truffaut, hanno a che fare con degli scienziati che vogliono studiare questi personaggi abbandonati nella natura, studiano come reinserirli nella società. Insomma, ci sono molti film biografici che hanno a che fare con i nostri temi. Venere Nera, un altro film molto interessante su il caso di una donna che veniva esibita in un freak show, in un baraccone, come fenomeno da baraccone. Il biopic è un genere interessante, come spero di aver fatto vedere con questa rapida, con questo rapido scroll di questo listone su IMDb, ma anche difficile. La difficoltà è appunto quella del racconto di una vita, cioè una vita è lunga e bisogna riuscire a sintetizzarla bene, a farla stare in un'ora e mezza, due ore su un film, ma anche le serie hanno problemi a raccontare una vita nella loro integralità, anche Narcos, che è una serie, fa fatica, cioè bisogna fare comunque delle scelte di esclusione. Quindi, cosa raccontiamo? Tutta la vita o solo un episodio, un periodo all'interno di quella vita? Ci sono scelte molto diverse, quelle che vi citavo prima. Mishima racconta soltanto l'ultimo giorno della sua vita per scelta, oppure le fasi finali. Uno dei film meno apprezzati di IMDb è questo su Pasolini di Abel Ferrara, anzi il meno apprezzato della mia lista è questo sugli ultimi giorni della vita di Pasolini, film di Abel Ferrara. Anche l'altro su Mishima tra i meno apprezzati, Il Caimano, per dire un altro film che, vabbè, qui parlo di un politico, Berlusconi, fa scelte strane, metalinguistiche, no? Di raccontare qualcuno che vuole raccontare una vita, cioè mette in scena la propria difficoltà, la difficoltà del cinema biografico. Lo dice proprio, no? Non faccio raccontare questa vita di Berlusconi, uno ancora vivente, ancora al potere quando il film è uscito. Insomma, mette in campo le proprie debolezze. Questa è una scelta anche interessante che viene fatta spesso dai realizzatori, dai registi che girano dei film biografici. E questa volontà di focalizzarsi su qualche momento vuol liberare i registi da quello che era un po' un canovaccio pesante del cinema biografico classico, che era quello di raccontare una vita dall'inizio alla fine, l'infanzia, la giovinezza, i successi, gli insuccessi, le cadute, le ascese fino alla morte, no? Il cinema biografico si è voluto progressivamente liberare di questa schiavitù, fino a un film come Io non sono qui, che secondo me è un tre film biografici, anche se non mi interessa il personaggio di Bob Dylan, molto interessante, perché fa la scelta di
Intanto dice dal titolo: io non sono qui, non è un biopic che vuole fissare con uno spillone come se fosse una farfalla morta la biografia di un cantante, cantautore in questo caso, ma dice: io non so esattamente chi è questa persona. I'm not there, il titolo originale, io non sono qui, appunto. E sceglie di fare una biografia facendo recitare la parte di Bob Dylan a qua sei caratteri, sei personaggi diversi, sei attori diversi, tra cui una donna, tra cui un bambino nero, attori più o meno giovani, come dire, qui diventa un po' più filosofico il discorso, no? Chi è l'io o cos'è una vita? Una vita può essere fatta di tante persone in una sola, no? Questa è la dichiarazione di Todd Haynes, che è il regista di questo film, molto bello. Anche la scelta di far recitare diversi attori, quali attori a quali attori affidare la parte del protagonista, come vedremo poi, è molto significativa sulle intenzioni del regista. E poi l'altro problema quando si fa un film biografico: il primo è la lunghezza, il secondo è chi è l'io, il terzo è il discorso sulla fedeltà, sulla verosimiglianza del film al personaggio reale. Perché tutti, quando esce il film, diranno: ah no, si è sbagliato, non era assolutamente così, cioè era molto diverso, oppure questo è su Stalin, Taurus di Socuro, interessantissimo. No, non è presentato bene il personaggio, ti diranno, gli storici interverranno, gli amici personali ti diranno: ah no, guarda, io che lo conoscevo bene, ti posso dire che non era così. E è un po' il destino della biografia, fare sottoporsi a questo tipo di obiezioni. Per esempio, su Narcos c'è un caso abbastanza recente, penso interessante: il figlio di Escobar, che ha scritto un libro su suo padre, che dice: Narcos ha fatto 28 errori nella presentazione della vita di mio padre, proprio 28, evidentemente molto puntiglioso nella reazione, in cui per esempio dice che un personaggio che era il mio zio materno non era un narcotrafficante come lo dipinge una serie, era un uomo buono, un gran lavoratore, onesto, nobile, padre di famiglia. E sicuramente è vero, probabilmente è vero, però ci interessa veramente, quando vediamo un film, se un personaggio viene distorto per svolgere una funzione narrativa diversa da quella che è nella realtà. Cioè, con tutto l'affetto che possiamo avere per lo zio di Sebastian Maroquin, ci interessa abbastanza poco che il suo zio fosse buono, invece viene rappresentato come un cattivo del film, no? Quindi questo discorso della verosimiglianza, della fedeltà del film alla vita, secondo me non è così interessante, andrebbe bypassato, diciamo, anche perché, come scrive uno studioso di biografie che si chiama Gilles Hardy, la vita non è predisposta di suo a essere sceneggiata, non ci sono i tre classici atti con cui si dividono gran parte dei film hollywoodiani, non c'è una scansione precisa, bisogna riuscire a raccontarla come si può. Non si può pretendere che sia corretta, precisa, ben sceneggiata, perché una vita non è sceneggiata, insomma. Si elencano, uno studioso di cinema biografico elenca sei possibilità per il genere del biopic. La prima è quella del film celebrativo classico: si celebra una vita, la si mette in scena e la si esalta, si enfatizzano gli aspetti positivi del personaggio e così via. La seconda viene definita warts and all, ovvero verruche e tutto, e qui si sceglie di mostrare sì i pregi che i difetti del personaggio, sono rappresentazioni realistiche o iperrealistiche, che è quello che fa in parte Socorro nella sua operazione di racconto delle dittature. Ha fatto tre film su Stalin, Hitler e Hirohito, molto interessanti, molto focalizzati sul quotidiano, sul quotidianissimo, sulle minuzie della vita, quindi è un racconto iperrealistico. Terza possibilità: fare l'autore, cioè prendere una biografia e dire: vabbè, questa è la storia di Toro Scatenato, il pugile, di Spike Lee, o di Malcolm X, dice Spike Lee,
però la faccio mia, la racconto io, è la mia storia, sono io l'autore del film, quindi vedrete un mio film in cui racconto la storia di qualcun altro, ma è un mio film. L'altra possibilità è quella di fare un film investigativo che va a atomizzare un soggetto, a cercare verità nascoste. Pensate a Oliver Stone che racconta le ultime ore di vita di JFK, per dire. Non è tanto un film biografico, ma forse più tanatografico, si potrebbe dire, il momento della morte, no? Altra possibilità è fare una parodia, quindi fare una critica della società attraverso un omaggio, un personaggio strampalato, fuori dal corpo, come può essere questo film anche molto interessante, che è Man on the Moon, di Milos Forman, su un comico americano, un stand-up comedian che è Andy Kaufman. L'ultima categoria evidenziata da questo studioso è quella di quella che chiama un'appropriazione di minoranza, una mitizzazione di una figura politico-poetica, che è rappresentativa di una figura rappresentativa dell'antisistema. Questo può essere, ad esempio, questo film, anche questo è molto bello, su Bobby Sands di Steve McQueen, 2008, un film molto duro, molto difficile da guardare, che racconta appunto la realtà delle carceri in cui venivano rinchiusi i ribelli dell'Ira. E quali di questi stratagemmi narrativi possono essere applicati ai biopics degli scienziati? Quindi certamente quello celebrativo, che è quello maggioritario, a volte anche quello iperrealista, che mostra anche gli aspetti più notturni, più problematici degli scienziati che mette in scena. Forse quello che vedremo alla fine di questo ciclo di seminari, che Creation, è uno di questi, perché si vede Darwin sotto una duplice luce. È un strano personaggio, geniale, ma anche strano in alcune sue debolezze, lo vedremo insieme. Quindi celebrativo, iperrealista, oppure può essere una appropriazione di minoranza di una vita di una figura storica che si vuole far riemergere dall'oblio. Ad esempio c'è un film sulla filosofa e matematica I pazzi di Alessandria, in Agora, film Agora di Alejandro Amenábar, 2009. Oppure anche qui un approccio autoriale delle biografie di scienziati. Se vogliamo considerare Freud e Jung scienziati, c'è sulla loro vicenda, sulla loro relazione, un film molto bello di David Cronenberg che si chiama A Dangerous Method. Quindi abbiamo detto che le biografie sono uno dei generi che hanno successo all'interno della storia del cinema, che continuano ad averlo. Non sono come il western, che più o meno è stato abbandonato dopo, ha avuto un successone dagli anni 30 agli anni 70, diciamo, poi è sparito, non si vedono tanti western nelle sale oggi. Il film biografico invece ha una sua continuità storica che arriva fino al presente. Qui ho più o meno fatto un foglio Excel in cui ho tentato di identificare il numero di film dei biopics di scienziati dal 36 al 2016. Vedete che più o meno ogni anno qualcosa esce, non è così preciso, di sicuro manca qualcosa, comunque solo per dare l'idea di una tendenza e di alcuni picchi. Quindi alcuni picchi che si notano negli anni 30-40 e negli ultimi anni dal 2006, diciamo, ad oggi. Insomma, per ragioni di moda o di mercato, ci sono alcune epoche storiche in cui questi film vengono realizzati con maggiore frequenza. Quali scienziati vengono premiati? Come dicevamo, quelli che hanno che affiancano al successo scientifico una storia personale, sentimentale in particolare, interessante o travagliata. I perseguitati, quelli a cui tutti davano torto e invece tendenzialmente avevano ragione. Galileo, per esempio, ci sono due film belli su Galileo, di Joseph Losey e della Cavani, di Liliana Cavani. Oppure un po' i personaggi un po' matti, strampalati, A Beautiful Mind su John Nash, il matematico economista, oppure strani, folli o avventurosi, tipo Darwin, che va appunto a esplorare l'America Latina, e insomma
una storia di avventura, diventa una storia di avventura questo film su Darwin. Ultima categoria, quelli che sono dei santini, proprio di personaggi da santificare, tipo Pasteur, il primo film che viene realizzato nel 1936 è sulla vita di Louis Pasteur. Cosa succede in questi anni, appunto, verso la metà degli anni 30? Che c'è un interesse su questo genere, su biopic, da parte degli studios hollywoodiani, stiamo parlando di Hollywood, di cinema americano. Gli studios americani cosa vuol dire? Vuol dire una combinazione tra una produzione degli studi veri e propri, studi di registrazione, una strategia industriale e registi e attori che erano legati a una casa di produzione, uno studio, il cosiddetto studio system, che aveva come protagoniste alcune case di produzione, la MGM, la Paramount, 20th Century Fox, Warner Bros, RKO in particolare, e poi la Universal, Columbia e United Artists in seconda battuta, quindi queste 8 major, come le chiamavano, o 5 major più altre 3 major minors, come vengono definite. Gli studios, poi tutti questi, trovano che siano interessanti le biografie di scienziati, di individui che hanno sfidato le convenzioni, che hanno vissuto vite ispirate, per alcuni motivi, per almeno 3 motivi, diciamo. La prima è la volontà di sfruttare il successo che avevano avuto gli scienziati nell'horror e nella fantascienza, nell'horror in particolare degli anni 30. Pensate a L'Uomo Invisibile, al Dottor Jekyll, Mr. Hyde, Frankenstein, però rendendoli un po' più presentabili, quindi sfruttando il personaggio, ma ricorrendolo un po', allontanandosi dallo stereotipo di scienziato pazzo, no? Quindi una prima motivazione è questa. La seconda è quella di raccontare delle vite prestigiose che possano far ottenere agli studios dei riconoscimenti, in primis l'Oscar. Di solito interpretare dei personaggi storici dà in particolare agli attori maschi, perché a parte Marie Curie parliamo solo di maschi stasera, mi piace Barbara, ma in particolare gli attori maschi, diversi di questi che interpretano scienziati, vincono degli Oscar. La terza è un tentativo di realizzare dei film che possano liberarsi di tutte le censure che erano previste dal cosiddetto dal codice Hays, che era un codice in vigore nel cinema americano di quegli anni, che impediva una serie di cose. Sono pagine e pagine di proibizioni, per esempio un uomo e una donna non sposati non potevano baciarsi in un film, per esempio se c'era una sparatoria non si poteva vedere nella stessa inquadratura la pistola che sparava e l'uomo che cadeva stecchito, bisognava montarli in due inquadrature diverse, una serie di regole un po' barocche, molto strane, molto difficili da seguire, insomma, quindi volevano uscire da questi recinti, no? Vedete quante componenti sociologiche stanno dietro anche delle scelte che sembrerebbero scelte artistiche, ma c'è poco di artistico in queste scelte, sono scelte industriali, scelte che hanno a che fare con la percezione che avevano gli studios di una potenzialità di interesse da parte della società. Per questo parliamo di scienza, società e cinema, tutti un po' mescolando un po' le cose, perché effettivamente le cose sono così, un po' mescolate. Quindi la Warner Bros. In particolare fa un tentativo nel 1936 per vedere se questa, che sembrava che era un'intuizione, se questa intuizione funziona poi nella realtà, e realizzano la storia di The Story of Louis Pasteur, la vita del dottor Pasteur, regista William Dieterle, attore Paul Mooney, che parlano di Pasteur, un uomo generoso, umanitario, che lavora la notte per convincere i suoi colleghi parrucconi dell'Accademia delle sue idee. Le sue idee quali sono? Dice di sterilizzare gli strumenti medici, perché a causare le malattie sono i microbi, dice che andrebbe adottato il suo modo di trattare l'antrace nel bestiame, di vaccinare il bestiame, e dice che è un modo per curare la rabbia. Quindi queste sue sfide scientifiche vengono respinte dalla società, dai suoi colleghi, e quindi deve lottare per imporre le sue idee con molti artifici retorici. Si sente molte volte dire i benefici della scienza non sono per gli scienziati ma per l'umanità,
che la scienza procede a piccoli passi, come fa una madre con un che vuole insegnare un bambino a crescere, e così via. Non è facile rendere accattivante una storia così. Infatti si vede uno sforzo da parte del film, questo dubbio che la storia non sia accattivante lo si vede da subito, da come inizia proprio il film. E gli studios fanno, come dire, tentano di partire col botto per far capire che la storia non è la storia noiosa di un dottore, ma è qualcosa che ha a che fare con i sentimenti e con che può essere una questione di vita o di morte. Faccio vedere una piccola sequenza di la vita del dottor Pasteur, come inizia proprio l'inizio del film. Ecco, un po' strano modo per iniziare una biografia di Pasteur questo, no? E sembra quasi un film, un horror con gli scienziati pazzi, proprio a un inizio simile. Cioè, quindi il paradosso è che questo tentativo di rendere le vite di scienziati rispettabili usa gli stessi stilemi, gli stessi contenuti, gli stessi effetti che usavano i film dell'orrore. Abbastanza interessante, secondo me, questo passaggio. Qui non torna più poi questo personaggio, non c'è una ricerca di un assassino, è semplicemente un motivo per far capire che era importante, come avete capito, sterilizzare gli strumenti. Quindi, già con questo film, il primo, diciamo, istituzionalizzato su una biografia di uno scienziato, il primo che avrà un grosso successo, premi e un pubblico che lo segue, già mette in scena alcune delle regole che verranno adottate poi quasi sempre nella realizzazione di film biografici su scienziati. La prima regola è che è meglio partire in medias res, cioè partire con medias res e poi casomai fare dei passi all'indietro usando il flashback, cioè l'analessi, il ritorno al passato diegetico, per dirlo in termini complicati. E tornare indietro, quindi partire da un presente per poi far risalire lo spettatore indietro nel tempo, all'infanzia, alla giovinezza, con i momenti del passato della vita del personaggio. 2. Mostrare la tensione tra vita professionale e vita privata. 3. Obbligatoria, ci vuole sempre una storia d'amore. In questo caso non è Pasteur che è un vecchietto che ha una storia d'amore, ma è la sua figlia che si innamora di un assistente. E 4. Quarta regola. E il dottore deve convincere prima i suoi colleghi, con la comunità scientifica, e poi la comunità in generale, la società. Per il secondo passaggio, per convincere la società della bontà delle sue invenzioni, è necessaria una dimostrazione pubblica, che è un tema importante anche nella storia della scienza. La dimostrazione pubblica, e viene assorbito anche dal cinema che si occupa di queste cose, viene proprio replicato in ogni film, c'è cioè una dimostrazione pubblica in cui lo scienziato dimostra di saper fare il bene della società. È una cosa interessante, no? Come si dovesse superare dei processi. In effetti spesso, altra regola, è che lo scienziato finisce in tribunale, quindi il tribunale c'è un'accusa, una difesa, e alla fine di solito viene assolto dalle accuse che gli vengono rivolte, dimostra di aver ragione e quindi dimostra di essere anche di essere popolare, di avere il popolo dalla sua parte, no? Che le sue scoperte, che la rabbia si può curare, che è meglio sterilizzare gli strumenti scientifici, insomma dimostra
con queste dimostrazioni pubbliche di aver ragione lui. Quindi è fondamentale anche questo ulteriore discorso sulla retorica, la retorica del trionfo sopra le avversità e contro gli antagonisti. C'è sempre bisogno di antagonisti all'interno di una narrazione, no? C'è sempre bisogno in ogni favola, in ogni racconto, c'è qualcuno che deve fare la parte del cattivo. La parte del cattivo, nel caso dei biopic scientifici, viene svolta in generale dai colleghi malvolenti, gelosi e interessati soltanto ai loro microinteressi, della burocrazia, dai colleghi cattivi. Altra convenzione è come avvengono le scoperte scientifiche, per momenti eureka tendenzialmente. Uno improvvisamente gli si vede che si illumina e gli viene in mente un'idea risolutiva. Non so mai, raramente sono test su test che vengono mostrate riproposte, anche perché bisogna trovare un modo per rendere cinematografabile appunto il percorso della scoperta, il percorso dell'innovazione, dell'invenzione. Pasteur, questo film vince 3 Oscar, tra cui quello di miglior attore per l'attore Paul Mooney, quindi la Warner Bros. Dice: perfetto, i biopic su scienziati funzionano, facciamone un altro. E fanno quello che è stato citato prima da Barbara Saracino, Un uomo contro la morte in italiano, la storia del dottor Ehrlich, Dr. Ehrlich's Magic Bullet, anzi, che è la storia di questo microbiologo tedesco che ha vinto un Nobel per la medicina. Non so cosa potete immaginare che abbia inventato vedendo questa immagine. Ha inventato la cura per la sifilide e uno degli inventori della chemioterapia, insomma. No? E perché viene scelta questa figura un po' sconosciuta e più, no? A noi non so quanti di voi conoscessero il dottor Ehrlich. Comunque, la figura un po' minoritaria viene scelta perché siamo nel 1940, quando viene fatto questo film, e questo dottore è un ebreo, quindi bisogna sempre contestualizzare, è un tributo a un personaggio storico, ma è anche un modo per confrontarsi con la storia presente del 1940 attraverso il tributo a una figura del passato, no? Quindi è un modo per, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, per dimostrare da che parte si sta. La parte del dottor Ehrlich viene assegnata a Edward G. Robinson, che è un attore abituato ad altre parti, di mafioso, gangster, però è una figura molto riconosciuta nel cinema dell'epoca, un attore molto noto. E il marketing insiste sulla verosimiglianza, sulle ricerche, sui consulenti scientifici che stanno dietro al film, che è un elemento che funziona sempre, anche se pensate ai film recenti, molto tipo The Martian o Interstellar, film di fantascienza, spesso vengono venduti, il marketing insiste su questa sulla presenza di consulenti scientifici, come dire, tutto quello che mostriamo è basato su dati scientifici, poi c'è la componente di invenzione, però è importante per commercialmente far capire al pubblico che ci sono dei dati di realtà da cui si è partiti. Fa bene al film commercialmente, la gente è contenta se non è tutto opera di fantasia. È abbastanza interessante anche quando scrivono all'inizio del film basato su una storia vera, è una scelta di marketing per dire, spesso, anche quando non lo è, pensate alla serie Fargo basata su una storia vera, poi non è basata su una storia vera, però agli spettatori piace sentirselo dire, questo è interessante forse. E anche qui appunto la storia di uno scienziato buono che combatte la burocrazia, il potere burocratico, anche qui attraverso un processo pubblico che gli dà ragione, e il verdetto della storia, che è sancito anche dal film biografico, è quello che aveva ragione lui. Il finale poi è una specie di why we fight, perché combattiamo, in cui c'è una specie di predicone sul fatto che è buono combattere la guerra contro la Germania nazista, di fatto. Insomma, viene inserito all'interno di un film biografico un elemento propagandistico di attualità, anche questo è interessante. Anche questo film viene nominato per l'Oscar, anche se non lo vince. E il successo comunque che ottiene anche questo film spinge anche le altre major, come ho citato prima, a buttarsi su questo mercato,
la 20th Century Fox, per esempio, vuole anche lei realizzare un biopic scientifico. Dice, i produttori dicono, però vogliamo un americano da inserire in questo pantheon di celebrità scientifiche, e scelgono Alexander Graham Bell, il film The Story of Alexander Graham Bell, diretto da Irving Cummings, 1940, che in italiano diventa la sposa di Boston. Il problema era che in Italia viene mostrato soltanto dopo la fine della guerra, quando cade il regime fascista, perché non volevano che ci fosse far vedere un film che metteva in discussione la paternità di Meucci dell'invenzione del telefono, essenzialmente. Quindi anche questo film mostra questa grande storia americana di uno scienziato che afferma questa invenzione che inizialmente tutti dicevano è inutile, oppure sembrava un nonsense, e lo riesce a fare combinando anche qui una vicenda sentimentale, cioè una storia d'amore, e una vicenda di ricerca. Ovviamente i produttori del film, Daryl Zanuck in particolare, uno dei grandissimi produttori dell'epoca d'oro di Hollywood, continuava a sostenere, a voler togliere dati, togliere ricerca per premiare la parte più sentimentale. Insomma, c'è sempre questo conflitto tra una volontà di raccontare un lavoro, una professione, e quindi di raccontare una vita nel suo riflesso più sentimentale. Comunque, Bell viene presentato come un inventore, imprenditore di successo, un giovane genio del Think Different, questa idea della tecnologia innovativa che inizialmente non viene capita dalla società a cui si rivolge, ma anche questo è un topos di questo genere. E vi mostro anche qui un passaggio, una piccola sequenza, in cui si vede come si diffonde l'invenzione del telefono. Secondo me è fatto abbastanza bene questo piccolo passaggio di 30 secondi, in cui si vede come il telefono diventa uno strumento alla portata di tutti col passare degli anni, dei mesi e degli anni. Torniamo già alla situazione sentimentale. Vedete come il film tenta di mettere in scena da una parte il successo dell'industria, con anche la fattura, insomma, la testimonianza di quanto riesco a guadagnare con questa invenzione, e subito dopo la componente più domestica. Insomma, è difficile tenere insieme le due cose. Tutti questi film, tutti in questi anni, tentano di farlo. E arriva all'interno di questa proliferazione, piccola proliferazione di film biografici, anche la MGM, un'altra major hollywoodiana, che sceglie un inventore ancora più famoso, che è già citato, Thomas Edison, che era un uomo molto popolare, e si rendono conto di avere addirittura troppo materiale per un film solo, quindi lo spezzano in due, fanno un film sul giovane Thomas Edison, che si chiama Young Thomas Edison, e un altro su Edison the Man, così viene chiamato, che in italiano viene tradotto con Il romanzo di una vita, nel 1940. E Young Thomas Edison è un film su questo ragazzetto geniale, un po' ribelle, che si va a cacciare in pericoli, un po' un combinaguai, che però ha questo istinto per l'invenzione, questa passione per la scoperta, mette via dei soldi per comprarsi dei libri scientifici, ed è anche capace di momenti di grande generosità, salva delle persone su un treno che sta per cadere in un fiume. Insomma, questo tentativo di dimostrare il classico tema del genio e sregolatezza, insomma. Poi per il resto è un film molto convenzionale, con una regia molto teatrale, frontale. Più interessante è il secondo, Edison the Man, in cui si presenta sempre questo personaggio che rimane eccentrico, qui forse più un imprenditore, inventore, che uno scienziato, molto buono con gli operai, e
Qui la storia si concentra in particolare sull'invenzione del fonografo e della lampadina. Qui vi mostro il finale del film, una piccola sequenza, in cui c'è questa specie di marcia della luce e del progresso, in cui Edison, con una dimostrazione pubblica, dimostra di saper illuminare completamente una via di New York, e da lì in poi è come se fosse tutto in discesa, una grande storia di successi e di brevetti e di prosperità, come dice proprio la didascalia del film. Avete visto, non viene presentato uno scienziato intellettuale, ma un imprenditore, anzi l'anti-intellettualismo viene considerato un attributo positivo, una virtù di Edison, che è molto un uomo con i piedi per terra, capace anche di gestire un'industria, di creare posti di lavoro e di dare realizzazione al sogno americano, di fatto. L'ultimo film biografico, che un po' chiude quest'arco cronologico dei film biografici realizzati in questo periodo storico, è quello su Marie Curie, si chiama Madame Curie, 1943, regia di Mervyn LeRoy, che è sfrutta molto questo aspetto della donna fuori dagli schemi e dagli stereotipi. È un genere molto maschilista, il biopic finora, e questa presenza di una donna rende un po' difficile il racconto, perché non si sa bene come raccontarla, questa donna, e un po' anche la molla che spinge all'innovazione del genere. È interessante come vengono presentati i personaggi di Marie Curie e di Pierre Curie, marito e moglie, perché anche come storia d'amore viene presentata, che anche qui come da obbligo è presente la storia d'amore, qui effettivamente facile, perché appunto nasce da questo incontro, le scoperte nascono anche da questo incontro. Vengono presentati come dei nerd, se vogliamo chiamarli con un termine contemporaneo, no? Un termine che oggi è una parola chiave, ma vale anche per loro. Lei è un po' sociopatica, che ama solo la fisica, la matematica, la Polonia, e poco, non vuole conoscere nessuno, ha difficoltà relazionali, e lui è ancora peggio, ancora più imbranato, c'è una dichiarazione d'amore proprio da imbranato, proprio un nerd. E forse è il film più interessante di questi qui degli anni 30-40, perché ha degli elementi di contemporaneità, di interesse, no? E poi questo tema della misoginia, dell'ambiente scientifico, viene sfruttato abbastanza bene cinematograficamente, insomma. Di fatto quel che vediamo però è anche qui, ci sono degli elementi molto classici, retorici da biopic, questo processo di santificazione di una figura che proprio corrisponde nel modo più preciso allo stereotipo di biopic santificante. Vi mostro anche qui il finale, un paio di minuti, sul predicone che fa Marie Curie alla Sorbona quando le viene attribuita un'onorificenza. Il biopic diventa una sorta di narrazione motivazionale, no? Come quei libretti motivazionali, credi in te stesso, sull'etica del sacrificio. Guardiamo come conclude il film, proprio come il finale. But no one of us can do much. Yet each of us perhaps can catch some gleam of knowledge which lies within sufficient of itself
may add to man's dream of truth. It is by these small candles in our darkness that we see before us, little by little, the dim outlines of that great plan that shapes the universe. And I am among those who think that for this reason, science has great beauty, and with its great spiritual strength, will in time cleanse this world of its evils, its ignorance, its poverty, diseases, wars, and heartaches. Look for the clear light of truth. Look for unknown, new roads. Even when man's sight is keener far than love, divine wonder will never fail him. Every age has its own dream. Leave then the dreams of yesterday. You, take the torch of knowledge and build the palace of the future. Ecco, avete visto questo discorsone, questa predicona, questa omelia proprio finale. Ma l'idea, l'apparentamento anche con dello sguardo spiritato con quello degli scienziati pazzi è abbastanza evidente, insomma, questo sguardo che guarda nel vuoto fa un po' quasi paura, no? Poi questa idea della bellezza della ricerca scientifica, della grandezza del destino che si apre davanti all'umanità, insomma, questa drammatizzazione di personaggi di scienziati reali per certi versi somiglia a quella dei folli, dei mad doctor, degli horror o della fantascienza, no? Gente che sacrifica anche la vita domestica per gli interessi professionali, gli interessi scientifici, gente che incanala le proprie emozioni nel lavoro invece che nelle relazioni umane, gente che lavora isolata, che fa esperimenti pericolosi, e gente un po' diversa, un po' strampalata, diversa da noi, e che trascura la famiglia o che si debilita fisicamente fino proprio a star male. In questo film, sui coniugi Curie, c'è una parte in cui vanno in vacanza dopo un periodo ininterrotto di lavoro abbastanza interessante, in cui si vede proprio una piccola pausa all'interno come se fosse un break minuscolo all'interno di una vita interamente dedicata alla fatica, alla scienza come fatica. E quindi, vediamo di non andare troppo lungo, c'è uno studioso che dice, che uno dei più importanti che ha studiato la figura degli scienziati al cinema, che lo scienziato pazzo e quello santificato sono in qualche modo due lati della stessa medaglia hollywoodiana. Saltiamo al contemporaneo, visto che stiamo andando lunghi, e passiamo ai due film che ha citato Barbara Saracino all'inizio, The Imitation Game e La teoria del tutto. Appunto, sono anni, il 2014 e un po' prima e un po' dopo, fino ad oggi, in cui c'è un grande interesse per queste figure tecnoscientifiche, diciamo. Per quali motivi? Un po' c'è un interesse tematico, contenutistico per il tema della tecnologia, della tecnoscienza. Zuckerberg, social network, Steve Jobs, sono due biografie su Steve Jobs, per dire. Un po' per questo, interesse di contenuto, un po' anche per una motivazione, diciamo, metamediale, il tema del vero, del biografico, del reale, del verosimile, di come sono le persone veramente, ci appassiona particolarmente oggi perché siamo immersi in un mare di digitalizzazione che è potenzialmente falsificabile, no? Quindi c'è un forte bisogno di ritorno alla realtà, di ritorno al vero, di ritorno anche al documentario, la moda del documentario va inserita in questo contesto, no? Quindi pensare
un ritorno alla realtà, a una biografia, al racconto piano di una biografia all'interno di un panorama mediatico e un contesto, un panorama audiovisivo sempre più percepito come virtuale e quindi anche potenzialmente come ingannatore, no? Di fronte ai potenziali inganni della rete, diciamo, dei media digitali, voglio che il cinema, non un medium a caso, ma il cinema, a cui viene riconosciuta un'autorevolezza, se non altro per la sua storia, mi racconti le storie per come sono andate, no? Un ritorno una voglia di vero, un ritorno al vero. Anche in contrapposizione alla miriade di informazioni in cui siamo immersi oggi. Il cinema ha questo ruolo quasi scolastico di prendere una pausa, di raccontare una biografia bene dall'inizio alla fine, con la pretesa di riuscire a parlare in modo più didascalico anche rispetto a come fanno altri media più centripeti. Quindi racconto semplice di una storia in modo anche molto convenzionale. La teoria del tutto e di Michael Gaines sono un film molto convenzionale nella loro narrazione. Per esempio, La teoria del tutto. La teoria del tutto è questo film del 2014 su Stephen Hawking, il fisico teorico che tutti conosciamo, a cui è stata diagnosticata la SLA, che appunto ha un processo di deperimento corporeo che lo porta ad essere sempre più immobile, sempre più paralizzato, sempre in una sedia a rotelle, prima sempre più in difficoltà nei movimenti e poi in sedia a rotelle. La storia però non è il punto di vista dell'ex moglie, perché è tratto dal libro scritto dalla sua ex moglie, che si chiama Jane Wilde Hawking, che quindi il film è una commedia romantica, un romantic drama, un dramma romantico, diciamo, che insiste più che sul percorso scientifico di Stephen Hawking, su come si è conosciuto con sua moglie, sui tradimenti e sulle vicende sentimentali della coppia. È molto convenzionale nella narrazione, con dei momenti anche, diciamo, brutti, semplicemente esteticamente brutti, se posso dirlo, come questo della sequenza del matrimonio. Questa è una cosa abbastanza insopportabile a mio sguardo, francamente. Cioè, su questo finto super 8, questo finto filmino di famiglia, vedete che ci sono anche degli effetti di bruciatura nella pellicola. Non è una pellicola ovviamente girata in digitale, però si fa finta che sia l'effetto di bruciatura, si fa finta che sia un super 8 realizzato male da un regista improvvisato di famiglia, con tutta la cinepresa che si muove, insomma, con la musica di Archi, per riassumere un pochino il percorso, gli anni che stanno dal matrimonio alla nascita dei figli, essenzialmente. Come vi dicevo, su un film molto convenzionale, che vogliono un po' fare il punto sulle questioni, lo fanno in modo molto tradizionale, anche perché gli viene richiesto di farlo. Gli viene richiesto di farlo. Quello che tiene in piedi un film come questo è essenzialmente l'interpretazione di Eddie Redmayne, che ha una grandissima nota di trasformismo, e come sapete il trasformismo piace molto agli Oscar. Infatti lui vince l'Oscar come miglior attore per questo film, anche per la capacità di trasformarsi, di imitare. È un film molto imitativo nella recitazione. Queste due immagini mettono a fianco il vero Stephen Hawking e sua moglie con i due attori che le interpretano. Vedete come proprio imitano una foto, proprio in ogni singola posa, in ogni singolo gesto. Come vi accennavo prima, ci sono diverse opzioni visive per la rappresentazione di uno scienziato, cioè quali scelte può fare un attore che interpreta uno scienziato e quali scelte può fare un regista nel casting, quali scelte di casting si possono fare. Una è questa, appunto, questo è Robert Oppenheimer nella serie Manhattan, qui e nella realtà. Quindi, qui è una scelta di un attore, di un sosia, di un attore che somiglia tantissimo all'originale, e quindi una scelta di mimesi totale, no? Anche qui, sempre in Manhattan, c'è Einstein,
anche qui hanno preso un sogno di Einstein per interpretare Einstein. Oppure qui si alza il vento, Gianni Caproni, il nostro idolo locale, quindi dedicato all'aeroporto, viene rappresentato, disegnato come era veramente, con i baffoni. Quindi puoi scegliere di un attore o un'animazione che rappresenta in modo identico il personaggio come era il più simile possibile, oppure puoi allontanarti scegliendo una star carismatica, qui è Russell Crowe, che non somiglia molto a John Nash, però ha il carisma per poterlo interpretare, oppure come nel caso di Eddie Redmayne, una star, diciamo, mimetico-carismatica, uno che riesce a trasformarsi nel personaggio grazie alle sue doti di attore, anche qui è Sigourney Weaver, che interpreta Diane Fossey in Gorilla nella nebbia. Oppure una scelta totalmente diversa, che è quella di mettere un attore che non somiglia al personaggio, ma ti fa dire quando compare nel film: ah, ma guarda un po' chi è, ci picchia. È David Bowie che interpreta Tesla, Nikola Tesla in The Prestige, Christopher Nolan 2006. Oppure, ah, e quello è Werner Herzog che interpreta Alexander von Humboldt nel film L'altra Heimat, Edgar Wright 2013. Il caso più raro, che però è molto praticato da Stephen Hawking in persona, è uno scienziato che interpreta se stesso all'interno di un film o di una serie televisiva. Stephen Hawking è famoso per apparire molto nelle produzioni pop, appare nei Simpson, in Futurama, in The Big Bang Theory, c'è addirittura una pagina Wikipedia su, si titola Stephen Hawking in popular culture, cioè, molto, ci tiene molto, si diverte a fare queste apparizioni. Oppure c'è anche uno scienziato sociale, ci citiamo anche un mass mediologo che è Marshall McLuhan, che appare interpretando se stesso in Io e Ellie. Quindi sono scelte, capite, diverse, o un imitatore o un personaggio che aggiunge qualcosa, un attore che aggiunge qualcosa al personaggio reale, aggiungendoci la sua personalità, il suo carisma attoriale. E l'altro film, e l'ultimo di cui parliamo, è questo Imitation Game di cui dicevamo. Il film è ispirato alla biografia di Alan Turing, come viene raccontata la vita di Alan Turing, con i flashback. Si apre così, con una visita alla casa di Turing e lui che in voice over la voce che ci racconta alcune cose. Che dice, importante perché viene mostrato, ovvero la sua stanza molto incasinata, piena di robe difficili da decifrare. L'idea è proprio quella classica dello scienziato un po' pazzo, dell'idiot savana, dell'eccentrico. In effetti la storia del film è quella di Alan Turing che viene arrestato per atti osceni, per omosessualità essenzialmente, che racconta in flashback una vicenda importante della sua vita, che è quando ha contribuito con un piccolo gruppo di cervelloni a decrittare il codice Enigma, che era un codice che usavano i nazisti per comunicare le loro operazioni militari in forma segreta. Quindi da qui, da questo momento qua in cui lui è arrestato per un reato che lo pone in condizione di vittima, si risale alle sue vicende del passato. Alan Turing è una bella figura, è raccontato abbastanza bene in questo film. Effettivamente è una vita meritevole di biografia, no? Enough to base a movie on, diceva, sicuramente è una vita meritevole di biografia. Qui il film è stato recepito in modo abbastanza controverso, molti l'hanno accusato di essere infedele al personaggio storico. Qui ci sono una serie di siti interessanti che si dedicano a questi aspetti, ai confronti tra la verità storica e la verità dei film. Questo qui è un blog su The Guardian che si titola Real History, Real come pellicola, e qui dice che non è fedele alla vera biografia di
di Alan Turing, perché nel film si è inserita una spia sovietica che ricatta Turing dicendogli rivela la tua omosessualità se tu riveli che sono una spia sovietica, e dice che nella realtà non è mai venuto niente del genere e che questo modo di presentare la figura di Turing lo rischia di mostrarlo come un traditore della patria, no? Vabbè, insomma, non è... come dicevo prima, non è, secondo me, interessantissimo questa obiezione, questo tentativo di verificare come un fact-checking se il film è fedele alla vita oppure no. Un'altra delle infedeltà che vengono rivolte al film è nel modo in cui racconta la sua omosessualità, perché nel film Turing chiama la macchina per decifrare Enigma, il macchinario che inventa per decifrare il codice, Christopher come il suo primo amore del college, e dicono che è una stupidata e che era capacissimo di distinguere tra lui, non nel film, tra la vita sentimentale e la vita, il suo percorso scientifico, no? In effetti ci sono momenti del film come questo in cui c'è Turing, lui che sta scrivendo una letterina, una cifrata, una letterina, un messaggio cifrato al suo innamorato, cui si dichiara, che sono molto sentimentali, proprio un inserimento di sentimentale all'interno del film, che era un po' rischioso. Quelli che fanno il fact checking direbbero no, guardate, non è andata di sicuro così, di sicuro non è stato lì ad aspettare il suo amico col bigliettino in mano, perché alla fine, scusate se vi spoilerò il film, ma l'amico è morto, quindi è morto. E, di sicuro non è andata così, non può essere stato così tonto da restare lì per minuti interi col bigliettino in mano, aspettare un amico che non c'era, l'ha saputo in altri modi, che l'amico era morto. E forse però non è l'obiezione più interessante questa, sapere che non è vero, che è andata così. È più interessante però ragionare sul modo in cui viene rappresentata questa cosa, questo momento sentimentale, no? Come c'è sempre il rischio di scivolare nel melodramma quando si raccontano le cose in questo modo. Anche prima abbiamo visto quel momento di Super 8. Il melodramma è un genere molto molto rischioso. Melodramma cosa vuol dire? Vuol dire emozioni, vuol dire lacrime, vuol dire spingere perché il pubblico si commuova. Che è una cosa che va gestita molto bene, anche perché per gestirla non devi trattenerti, ma devi gonfiarla la cosa. Per fare un melodramma bello devi esagerarlo, devi farlo, però sì, la butto lì e poi mi tiro indietro. Devi proprio esagerare, spingere molto, no? È un genere che ha a che fare con le lacrime, un genere che è legato al corpo, e quindi una volta che ti butti sul melodramma devi proprio dedicarti, spingere forte su questo aspetto, e questo il film non lo fa benissimo, no? Il melodramma insieme all'horror e al porno viene definito da uno studioso importante body genre, un genere che ha a che fare con il corpo, no? Con lacrime, con sussulti di paura. La pornografia, insomma, la sapete benissimo, insomma, con il corpo, a che fare con il corpo, no? È qualcosa che ti tocca fisicamente nel corpo, e quindi ci vuole o grande controllo o sensibilità per dominarlo, oppure meglio lasciar perdere. E il melodramma, dicono tutti che sia uno dei generi espressivi, delle forme espressive più importanti del panorama divisivo contemporaneo. Per esempio, se pensate anche alle serie, come ti trascinano dentro la storia, no? Che anche facendoti identificare con i cattivi, pensate ai Sopranos, pensate anche a Breaking Bad, come questa volontà di sovrapporti col personaggio, di alla fine di sperare che in qualche modo se la cavi, insomma, di essere appassionato della sorte dei personaggi, è una cosa tipica del melodramma ed è fondamentale.
Per questo dicevo che la forza del biopic non sta tanto nella fedeltà della ricostruzione storica, della verosimiglianza, ma sta proprio in questo, nella capacità di riuscire a farti entrare in un universo e farti appassionare a quell'universo. Alcuni di questi film ci riescono bene, secondo me. Poi non è tanto importante l'esattezza, la precisione biografica, è interessante che ti venga voglia di conoscere di più quel personaggio, questo personaggio di uno scienziato, no? Di uno scienziato che ti appassiona. Quindi puoi usare l'arma del sentimento, puoi usare altre armi, e l'importante è che ti trascini dentro una vicenda biografica per farti venire voglia di ricostruire proprio a mosaico, anche con altre informazioni, con altri strumenti di informazione, quella che è stata la reale o verosimile vita di quella persona. Forse posso chiudere qui, visto che è stato un po' lungo. Grazie per l'attenzione. C'è forse qualche... vuoi fare da moderatrice? Allora, torna qui sul palco con me la mia amica Barbara Saracino, che se volete può moderare i vostri esempi, delle domande, curiosità, commenti. Basta che alziate la mano. Ma la moderatrice può fare le domande? Certo, è qui apposta. Così magari rompo il ghiaccio. No, la domanda è... mi è sembrato di... che sembrano sempre tutti buoni, no? Cioè, perlomeno quelli che hai citato sembrano sempre tutti quanti buoni, no? E che un po' l'accusa, forse, però forse mi sto sbagliando, no? Una delle accuse che avevo letto sul film di Turing, per cominciare dalla fine, era che non dovevi raccontare, era una deviazione dal comportamento normale e tipico, visto che poi il biopic degli scienziati è pieno anche un po' di stereotipi, quindi era una deviazione dal comportamento normale e tipico perché devi raccontare che Turing era gay, no? Che è stata una forte critica, no? Sul film, mi sembrava di aver letto. E quindi no, la domanda era, mi sembra che in tutti i film che hai citato lo scienziato si ha sempre considerato, no? Anche quella scena di Marie Curie, lei tutta maestosa, che guarda il cielo e praticamente fa un'omelia, e che siano sempre persone un po' pazze, un po' strane, ma sempre sopra le parti, sempre che dicano la verità, no? C'è tutto questo racconto della scienza come verità e come, non lo so, quindi ti volevo fare una domanda su questo punto, perché è una cosa che noi stiamo trattando molto in classe, no? Quindi era anche per fare così. E abbiamo scoperto oggi che per esempio gli scienziati hanno un sacco di interessi anche personali, no? E che la scienza è costruita socialmente, che dipende dal periodo, no? E quindi non lo so, mi sembra che invece nel genere ci sia ancora un po' questa retorica da epistemologia popperiana, ecco, per capirci. Sì, allora, avendone visti diversi di questi, quasi tutti sono costruiti, come vi ho mostrato, come ha sottolineato adesso Barbara, e che c'è, cioè, questa immagine dello scienziato buono e senza troppi chiari scuri, diciamo. E effettivamente, avendone visti parecchi, mi sembra che ci sia qualcosa che manca, insomma, che ci sono delle possibilità narrative che non sono state ancora svolte, compiute, nel senso anche su Einstein, per esempio, che è una figura dominante nell'immaginario popolare, proprio come icona del genio. Su Einstein non è stato fatto niente di interessante dal punto di vista cinematografico, ci sono delle cosette, ci sono delle apparizioni, però non c'è un film che ne restituisca la figura, anche perché un film come quello su Bob Dylan, Io non sono qui, si potrebbe benissimo fare su figure scientifiche come Einstein, Heisenberg, non so, Tesla. Su Tesla c'è qualcosa, ma sui primi due no. Nel senso, mostrare quanto sfaccettata possa essere una figura biografica inserita anche nel contesto storico e sociale in cui si muove, no? E
quanto può cambiare anche la percezione di una persona in relazione al contesto in cui vive, alle scelte che fa, e quanto contraddittoria può essere una vita. Su Eisenberg c'è questo film interessante che è tratto da un'opera teatrale, Copenaghen, anche lì su quel momento di incertezza tra l'appoggio al regime nazista oppure no, però c'è molta materia narrativa non sfruttata, questa è l'impressione che ho, insomma. Domande? È l'orario della verità. No? Ce n'è una? Forse questa domanda. Il problema è un chiarimento. Ah, ok. No, no, sei tu. No, no, sei tu. Vorrei un chiarimento per quanto riguarda quello che è stato detto rispetto all'inserimento di, come dire, porzioni extra biografiche all'interno di Ovik, che sembra di capire è stato considerato non rilevante ai fini della valutazione del film in sé, ma che però può cambiare la valutazione da parte del pubblico della vita di una persona in modo rilevante. L'ultimo esempio, io non sapevo questa storia relativa a Imitation Game, mi sembra che non sia una cosa di poco conto inserire la presenza del potenziale antagonista sovietico in questa storia. Vorrei capire perché questa cosa può essere di poco conto ai fini cinematografici e perché questa cosa può avere scarsa influenza sulla valutazione della figura storica da parte del grande pubblico che, ossessionato da tanta produzione di film e di serie, è davvero complesso che vada a rivedere determinati dettagli. Mm-hmm. Non lo so, su questo ho qualche difficoltà di capire il confine tra le due cose. Ok, penso di aver capito l'obiezione. Secondo te aver inserito questo elemento della spia sovietica non è rilevante nella valutazione del film nel suo complesso? Cioè un errore, una forzatura storica, un inserimento di una cosa che nella storia non c'era, che andrebbe a rovinare proprio la costruzione del film nel suo complesso, secondo te? Come film, ok, ma è fuorviante in modo abbastanza pesante nel giudizio della vita di una figura storica. Poi obiettivamente c'è dell'altro, ok, però in un film di 120 minuti piazzi dentro una cosa che non esiste, non mi sembra una cosa No, in effetti quello che dici tu è un'obiezione intelligente ed è quella che sembra anche l'obiezione di Guardian. Mi dicono non puoi inserire in un film che vuole essere biografico una cosa totalmente inventata. Può avere senso, pensate però anche al senso della costruzione narrativa, vuol dire che ci sono degli sceneggiatori che si mettono lì, una scrivania, si riuniscono e devono trovare il modo per raccontarti per appunto un'ora e mezza, due ore, delle persone che tentano di trovare la soluzione al codice enigma. Devi trovare delle soluzioni, devi metterci dentro qualcosa per creare della suspense, per creare materia di racconto, materiale narrativo, perché di suo questo elemento qua, questo racconto delle persone che chiuse in una stanza cercano di risolvere un codice muovendo una macchina, inventando una macchina, lo racconti in 10 minuti e poi uno stufo. Quindi questo tentativo è appunto per creare materia narrativa, per mettere in moto le leve del racconto e anche volendo per inserire altre tematiche che comunque hanno senso all'interno di un racconto sulla Seconda Guerra Mondiale, spionaggio, la relazione tra Gran Bretagna, il film ambientato, l'Unione Sovietica, ti inserisci altre cose che
che ti contestualizza un po' il film, anche al di là del piccolo micro racconto che è quello di questa invenzione. Quindi è sicuramente una forzatura, una cosa non vera, inserita in un racconto che tenderebbe ad essere vero, però secondo me è perdonabile, perché ormai non siamo più spettatori passivi che vedono un film e dicono: ah, perfetto, adesso so com'è andata veramente. Ci rimane sempre questo elemento di curiosità, se ce lo mette in testa il film, di andare ad approfondire. E questo è il bello del racconto, no? Di far venire voglia di approfondire alcune cose, di andare in cerca di verificare. Con me è più importante questo rispetto a questa cosa, che però effettivamente se l'hai cercata questa cosa che fai tu, che fanno anche altri.